Ciao a tutti, io sono il re delle patenti. In questi video ho racchiuso tutti i contenuti inerenti alla patente B, spiegati in maniera facile, chiara e con un po' di sprint. Se anche tu vuoi rimanere aggiornato ed essere aiutato per le lezioni teoriche e pratiche, clicca mi piace e iscriviti al canale. Buona lezione! Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questa nuova lezione. Oggi parliamo dei segnali di indicazione. I segnali di indicazione hanno generalmente forma rettangolare o quadrata e ci forniscono due informazioni generali importanti. Dopo hanno anche alcuni aspetti dettagliati, ma le informazioni generali sono: numero uno, ci fanno capire su che tipo di strada ci troviamo in base al loro colore di fondo. Numero due, in base alle scritte e alle frecce raffigurate all'interno dei segnali, possiamo capire che località possiamo raggiungere in base alla direzione in cui vogliamo andare. Partiamo dalla base, quindi ora partiamo da come si capiscono e si imparano i segnali di indicazione. Regola numero uno, dobbiamo imparare a memoria i colori, perché i colori di fondo del segnale, il colore di fondo del segnale, ci fa capire su che tipo di strada ci troviamo e quindi possiamo capire anche il limite di velocità che c'è all'interno di quella strada. Partiamo dai colori. Colore verde. Tutti i segnali che hanno fondo verde si trovano normalmente all'interno di un'autostrada. Colore blu. Tutti i segnali di colore blu raffigurano le strade extraurbane. Colore bianco. Tutti i segnali a fondo bianco raffigurano le strade urbane. Ora ci sono i segnali specifici, cioè i colori che raffigurano determinate cose, e li impariamo tutti. Il colore nero raffigura le zone industriali o le fabbriche, il colore marrone i luoghi turistici, storici, artistici o culturali. I segnali invece arancioni raffigurano la scritta del taxi o dell'autobus. I segnali rossi raffigurano due cartelli specifici, cioè l'SOS oppure l'incidente, che poi vi farò vedere dettagliatamente. E i segnali invece gialli sono tutti segnali temporanei, cioè utilizzati quando ci sono lavori in corso e hanno una determinata validità temporanea. Adesso entriamo nello specifico. Iniziamo a prendere il primo esempio e vediamo come bisogna imparare a leggerlo. Partiamo dal primo. Il primo segnale è questo. Regola numero uno. Identifico il colore di fondo. Il colore di fondo è il bianco, vuol dire che questo segnale si trova su una zona urbana. Le frecce ci stanno a indicare le direzioni che possiamo prendere e il segnale mi indica che se svolto a destra raggiungo il centro, quindi mi basta leggere il segnale. Se proseguo dritto raggiungo Milano. Il secondo segnale raffigurato è sempre un segnale bianco ed è questo. E se il segnale è a fondo bianco vuol dire che ci troviamo all'interno di un centro abitato. Se svolto a destra posso raggiungere il centro o la stazione perché c'è semplicemente scritto. Se invece proseguo diritto il segnale cambia colore e vuol dire che posso raggiungere Soro Napoli attraverso una strada extraurbana. Talvolta all'interno di questi segnali, come in questo caso, ci sono scritte delle sigle SS numero 2 in questo caso. Cosa vuol dire? È il nome della strada che devo prendere per raggiungere quelle località. Le strade non si chiamano Marco, Gianluca e Buonanotte, ok? Ma hanno delle sigle e anche queste dobbiamo impararle benissimo. Dove c'è la sigla A, sottofondo verde, e un numero, identifica l'autostrada numero, facciamo un esempio, 20. Dove c'è la scritta blu, invece, con la parola SS e un numero di fianco, vuol dire che identifica la strada statale, essendo blu, extraurbana, ok? Numero, facciamo un esempio, ok? 10. Oppure SP, strada provinciale, numero, altro esempio, 30. Sempre su fondo blu, è sempre una strada extraurbana. Se invece c'è scritto SC e lo sfondo è bianco, facciamo un altro esempio, numero 3, identifica la strada comunale numero 3. C'è invece una strada internazionale, si chiama itinerario internazionale, ed è identificata dalla lettera E, e sempre un numero di fianco, anche se a fondo verde. Quella è strada, itinerario meglio, itinerario internazionale, numero, facciamo un esempio, 20. Ora, continuiamo a vedere tutte le categorie dei segnali di indicazione che troveremo all'interno dei quiz, all'interno del nostro libro, e le vediamo tutte. Facciamo degli esempi, perché in realtà sono infinite, ok? Nel libro ne mettono solo alcune. Noi le vediamo in maniera generale. Prendiamo questa, è sempre su fondo bianco, quindi mi identifico il colore del fondo dove mi trovo io. Mi trovo su una strada urbana.
ci sono due intersezioni. La parola intersezione vuol dire incrocio. Al primo incrocio non posso girare a sinistra perché c'è un senso vietato, ma se giro a destra, quindi se svolto a destra, arrivo in via Gemona. Se proseguo diritto, invece, mi trovo davanti un'altra intersezione, un altro incrocio. Se svolto a destra posso raggiungere il centro, oppure attraverso una strada extraurbana, perché è blu, Trieste, Grado e Cividale. Se svolto a sinistra posso raggiungere l'ospedale, o sempre attraverso una strada extraurbana perché cambia colore, l'Austria, Tarvisio e Tolmezzo. Continuiamo con gli esempi, così più esempi facciamo, più vi entra in mente la logica. Quindi primo ragionamento, identifico il colore di fondo che mi fa capire dove mi trovo e poi imparo a leggere il segnale. Sempre sfondo bianco, vuol dire che mi trovo sempre su una zona urbana. C'è un incrocio con circolazione rotatoria e lo capisco dal disegnino che è raffigurato. Se svolto la prima uscita posso raggiungere San Lazzaro Forlì attraverso una strada extraurbana e c'è scritto anche il nome della strada, identificato con SS numero, in questo caso, 9. Se proseguo diritto, quindi prendo la seconda uscita, raggiungo la tangenziale e trovo le autostrade A1 e A3. A1 e A3 è il nome di quelle autostrade, ok? Quelle che troverò se proseguo diritto. Se prendo la terza uscita, invece, posso raggiungere, rimango sempre nel centro abitato, perché è sempre bianco, il centro di Bologna o il quartiere Mazzini. Continuiamo con gli esempi, ce ne sono tantissimi, ragazzi, adesso ve ne faccio vedere alcuni per semplificarvi la cosa, poi magari entriamo di più nello specifico. Il segnale è sempre su fondo bianco, quindi vuol dire che siamo sempre su una strada urbana. Intersezione, se svolto a sinistra posso raggiungere, prendere l'autostrada Roma-L'Aquila e l'autostrada si chiama autostrada A24. Se proseguo diritto c'è un segnale, un divieto di transito per tutti i veicoli che non trasportano le persone che hanno una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate. Che cosa vuol dire? Che tutti quelli che trasportano le cose in maniera facile, ok? Se hanno una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, di lì non ci possono andare, non possono prendere quella strada. Se io invece sono a bordo di un'autovettura, quindi una macchina, posso proseguire e posso raggiungere il centro di Avezzano oppure Pescara, ma il segnale diventa blu, quindi raggiungerò Pescara attraverso una strada extraurbana. Facciamo degli altri esempi. Il segnale è verde, quindi mi trovo all'interno di un'autostrada. Se svolto nella direzione della freccia, ok, prendo questa direzione, posso raggiungere Bari attraverso l'autostrada A14. Se invece proseguo diritto, posso raggiungere Napoli attraverso l'autostrada A1. Altro esempio, il segnale è blu. Questa volta indica che mi trovo su una strada extraurbana. Se proseguo diritto raggiungo Porto Torres, se svolto a sinistra raggiungo Nuraghe Speranza, il segnale marrone, che cavolo è? Un luogo turistico, oppure può essere storico, artistico, culturale. Se svolto a destra raggiungo San Giovanni, ma c'è un segnale di pericolo con disegnato il treno. Dove c'è il segnale di pericolo con disegnato il treno indica che c'è un attraversamento ferroviario, praticamente, che non è regolato da barriere o semibarriere, quindi è pericolosissimo, dovete stare molto attenti. Altro esempio, facciamo l'ultimo esempio e poi dopo ci addentriamo in altre cose. Il segnale è blu, quindi io mi trovo su una strada extraurbana. Se c'è un'intersezione, se svolto a destra raggiungo Ronchi dei Legionari o Monfalcone, se vado dritto Gorizia o Gradisca, se vado a sinistra Udine o Gemona. È abbastanza facile capire questi segnali, ma ricordatevi le basi. Dovete imparare il colore di fondo perché così sapete sempre su che tipologia di strada vi trovate e che cose identificate. E poi, in base a quello che c'è scritto, riuscite a capire le località che potete raggiungere. Ora vediamo i segnali di preselezione. Partiamo dal primo. Questo è un segnale di preselezione urbano. Capisco che è urbano perché ha il colore di fondo bianco. Ci indica che più avanti troveremo una strada con più corsie e la suddivisione è data da queste lineette nere. Quindi ci sono tre corsie. All'interno delle corsie sono raffigurati i luoghi che possiamo raggiungere, facciamo degli esempi così ci capiamo subito. Se voglio andare in centro devo prendere la corsia di destra, se voglio andare a Salario o Terminillo prenderò la corsia centrale, se voglio andare a Terni o Viale Maraini la corsia di sinistra. Posso trovare anche questo segnale all'interno dei quiz, questo è un segnale di preselezione extra urbano perché è blu, mi indica che se voglio raggiungere Pescara devo stare nella corsia di destra, se invece voglio raggiungere Bari, devo spostarmi nella corsia di sinistra.
all'interno del segnale di indicazione ci sono due segnali molto difficili, che è molto facile sbagliare. Ora state attenti perché la cosa si fa difficile. Il primo è questo, progressiva distanziometrica autostradale. Il segnale è verde, quindi si trova in autostrada, e dobbiamo capire come funziona. C'è scritto 54, Piacenza, 4. Cosa cavolo vuol dire? Partiamo dalla cosa più facile. Piacenza 4 vuol dire che noi siamo all'interno dell'autostrada e dallo svincolo di uscita che porta a Piacenza mancano 4 chilometri. 54 cos'è? È la distanza progressiva dal luogo di origine dell'autostrada fino a dove mi trovo io in questo momento. Cosa vuol dire? Che da dove nasce l'autostrada a dove sono io sono passati 54 chilometri. Ora state attenti, mi raccomando, perché nei quiz c'è un enorme trabocchetto. Dirà 54 sono i chilometri che sono trascorsi dal casello in cui siete entrati voi. Falso, eh? Non è vero. È dall'inizio dell'autostrada. Come si chiama? Distanza progressiva. Ricordatevelo bene. Quindi, 54 è la distanza progressiva dal luogo di origine dell'autostrada, quindi dall'inizio dell'autostrada dove ci troviamo noi, 54 chilometri. Piacenza 4 vuol dire che mancano 4 chilometri al casello di uscita per Piacenza. Il secondo segnale difficile è questo. Itinerario. Raffigura un itinerario extraurbano, ma in realtà non si trova solo in strada extraurbana, perché si può trovare anche in autostrada. Questo segnale ci indica questa cosa. Fra 500 metri troverai l'uscita per Frosinone. Non raggiungi il comune, ma l'uscita per Frosinone. Una volta uscito dalla strada in cui ti trovi, andrai su una strada extraurbana, e lo capisci dal colore del segnale stesso, che ti può portare a Ceccano, Priverno, Circeo, Terracina, Ferentino, Alatri, Campocatino e Fiuggi. Quindi questo segnale, state molto molto attenti, lo possiamo trovare anche di colore blu all'interno dell'autostrada e ci indica che fra 500 metri c'è l'uscita, e in questo caso Frosinone. Una volta usciti da quella tipologia di strada, che può essere sia autostrada che strada extraurbana principale, noi ci troveremo su una strada extraurbana, e lo capisco dal colore, che mi porta in tutte queste località. Le domande che sono all'interno dei quiz sono queste. Il segnale si può trovare in una strada extraurbana, vero, ok? Indica che possiamo raggiungere il comune di Frosinone, falso, indica l'uscita. Non indica che possiamo raggiungere il comune di Frosinone, ok? Che saremo proprio dentro il comune. Quindi mi raccomando, state attenti a questi due segnali, perché sono i segnali più difficili. Ora vediamo due segnali di localizzazione. Il primo è questo. È facilissimo, indica nella direzione della freccia l'ingresso di un pronto soccorso. Il secondo, che non dovete confondere con questo che abbiamo appena fatto, è questo con il lettino. Quello con il lettino indica nella direzione della freccia l'ingresso di un ospedale e, se siamo in vicinanza di un ospedale, ci invita a evitare rumori molesti. I rumori molesti possono essere tanti, lo strisciamento dei pneumatici, l'utilizzo del clacson, la radio, diciamo utilizzata da un elevato volume, e tutte le cose che possono comportare un fastidio acustico. All'interno dei quiz è raffigurato anche questo segnale. Questo segnale, essendo verde, si trova in autostrada e ci indica che per raggiungere quelle località mancano tot chilometri. Cosa vuol dire? Per raggiungere Firenze mancano 180 chilometri, per raggiungere Bologna ne mancano 285, per raggiungere Milano ne mancano 472. Mi raccomando, insieme al segnale di localizzazione troviamo questo qui, quello marrone con le ondine con scritto fiume Arno. Questo segnale si trova sul ponte che attraversa il fiume Arno ed indica un fiume, essendo marrone è un luogo turistico, ok? Storico, culturale, comunque la presenza di un fiume. Ora state attenti e aprite le orecchie. Nei quiz tenteranno di farvi confondere questo segnale di identificazione del fiume con quest'altro segnale qui, quello che indica la strada allagata. Qui, con questo segnale, la definizione è indica una strada che si può allagare o attraverso una forte, diciamo, pioggia oppure attraverso una mareggiata. Questo si può trovare sotto il segnale di cunetta. Ma non dovete fare la grossa cavolata di confondere questo, che indica che la strada è allagata, con
con questo che indica la presenza del fiume. Quello del fiume è di colore marrone. Ricordatevelo benissimo, eh? Nei quiz tenteranno di farvi confondere. All'interno dei quiz troviamo anche i segnali di località. Questo è facilissimo, ragazzi. Tutte le volte che entro all'interno di un centro abitato, io devo capire qual è il momento in cui entro e qual è il momento in cui esco. E questo è raffigurato da questi segnali. In questo caso, all'interno dei quiz, hanno deciso di mettere il comune di Taranto. Questo indica inizio centro abitato. Quindi devo saperlo perché devo regolare la mia velocità. Questo invece dice finito il centro abitato, è finito Monte Compatri. Ora ti trovi su una strada extraurbana. Per San Cesario manca 7 km, per Frosinone 63, per Napoli 190. All'interno dei segnali di indicazione troviamo anche questo segnale qui. Questo è molto facile da capire, ma altrettanto facile da scazzare. Ora state molto attenti. Indica, fra 150 metri c'è un ufficio di informazioni su alberghi e motel. Che cosa vuol dire? Ragazzi, nei quiz ci metteranno le domande del tipo: indica che fra 150 metri troverai un hotel. Falso. Dovete immaginare che c'è un ufficio, ok, 150 metri dopo il segnale, dove? Cioè, diciamolo in maniera facile. C'è un omino, ok, con un'agenda dove dà tutti i numeri degli alberghi e dei motel nella zona. Quindi non c'è direttamente l'hotel, ok? C'è un ufficio di informazioni, ricordatevelo bene. Continuando con i segnali di indicazione, ora vediamo i segnali di senso unico. Adesso dovete stare molto, molto attenti, perché ci sono un sacco di trabocchetti. I segnali di senso unico sono questi. Senso unico frontale e senso unico parallelo, a destra e a sinistra. Cosa vuol dire? Questi segnali li troviamo nelle intersezioni e sono messi all'ingresso delle vie per indicarci che quelle strade, le strade indicate dalle frecce, sono a senso unico. Cosa vuol dire? Quando siamo in corrispondenza di un incrocio, abbiamo varie direzioni che possiamo prendere. Se troviamo uno di questi segnali, cioè di senso unico, noi possiamo prendere la direzione che vogliamo. Possiamo andare a destra, possiamo andare a diritto o possiamo andare anche a sinistra. Ma se entriamo nella strada indicata dalla freccia, facciamo un esempio, questo mi indica senso unico frontale, quindi indica la strada davanti a me. Se entriamo nella strada davanti a me, non potremo più tornare indietro per quella strada. Non posso più fare inversione di marcia, è vietato fare inversione di marcia, perché quella strada lì è una strada a senso unico. Tutti vanno in un'unica direzione. Stessa cosa se vedo questo. Questo mi indica che la strada di destra è a senso unico. Posso andare dritto, posso andare a sinistra, ma se svolto a destra non posso fare l'inversione di marcia, perché quella strada di destra è a senso unico. Tutti procedono in un'unica direzione. Stessa cosa questo. Senso unico a sinistra vuol dire che se io lo trovo all'incrocio, posso andare a destra, posso andare a dritto, posso andare a sinistra, ma se vado a sinistra la strada è a senso unico, non posso effettuare l'inversione di marcia. Non fate l'enorme cavolata, mi raccomando, di confonderlo con i segnali di obbligo, quelli rotondi. Totalmente un'altra cosa. Quello di obbligo mi indicava la direzione in cui ero obbligato ad andare. Questo dice vai dove cavolo ti pare, ma se entri di lì non puoi più tornare indietro, perché la strada è a senso unico, mi raccomando. Adesso vediamo all'interno dei segnali di indicazioni le direzioni consigliate. Sono due, queste qua. I segnali sono bianchi, quindi si trovano all'interno di un centro urbano, e il primo dice tutti gli autotreni, ricordatevelo bene perché è questa tipologia di veicoli, tutti gli autoarticolati, a tutti gli autotreni, a tutti gli autoarticolati, è consigliato di proseguire nella direzione indicata dalla freccia. Per farvelo entrare in testa facciamo un esempio stupido. Immaginate questo. Il centro abitato, in Italia soprattutto, visto che è piena di centri storici, ha le vie strette e questi sono veicoli lunghi. E allora il segnale dice, bello mio, ti consiglio di andare nella direzione indicata dalla freccia perché ti faccio percorrere una strada un po' più larga, dove è più facile circolare per te. Stessa cosa vale per questo. Direzione consigliata per tutti gli autocarri. Adesso vediamo i segnali che vi indicano l'inizio delle strade. In particolare, inizio autostrada, quindi vi indica che inizia l'autostrada e quindi dovete conoscere il relativo limite di velocità. Fine autostrada, è finita, siete usciti da lì. Inizio strada extraurbana, se barrato di rosso, che cos'era? Fine strada extraurbana.
Se ti è piaciuto questo video, metti un mi piace e iscriviti al canale.